dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni agli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Come l'immagine del pastore e del gregge, così l'immagine della vite e dei tralci rispecchia la vita quotidiana degli ebrei. La viticoltura in Palestina era molto praticata e il vino era molto usato fra gli ebrei, persino nei riti religiosi, e anche per questo seguiva dei procedimenti ben curati. Se gli agricoltori al giorno d'oggi devono stare attenti alle tempeste o alle malattie delle piante, gli ebrei temevano piuttosto i ladri e gli animali, così costruivano attorno alle piantagioni dei muretti e delle torri sulle quali si alternavano per fare la guardia. Gesù usa l'immagine della vite per farci capire quanta premura Dio abbia per noi. Ci sono tre personaggi in questa immagine: il vignaiolo, che è il Padre, la vite, che è Gesù, e i tralci, che sono i discepoli, cioè noi. Il Padre, come ogni vignaiolo, si prende cura della sua vite, la coltiva, la pota e organizza la vendemmia. Noi siamo accuditi dal Padre. Non ci ha solo voluti al mondo, ma ci accompagna come fa un buon genitore. E Gesù si presenta come la vite, come uno che ha messo radici tra di noi. Il Figlio di Dio si è incarnato e non si è mai più sradicato. Da allora continua ad accompagnarci, anzi, non è semplicemente accanto a noi, ma noi siamo in Lui. Se Lui è la vite, noi siamo i tralci, i rami dai quali escono i grappoli. L'immagine della vite e dei tralci è più forte di quella del pastore e del gregge, perché il pastore, per quanto vicino alle pecore, non è una cosa sola con loro, mentre la vite e i tralci si nutrono della stessa linfa, sono una sola pianta.
Per usare un altro paragone, per noi battezzati il Signore non è semplicemente come un amico, ma è molto di più, è come una madre. Tutti noi abbiamo vissuto dentro nostra madre per alcuni mesi ed era una stessa linfa quella che scorreva tra noi e lei. Per questo, ben 7 volte nel Vangelo di oggi, Gesù usa il verbo rimanere, invitandoci a rimanere in Lui. Solo chi ama desidera che l'altro resti, non se ne vada, continui ad essere presente. L'immagine della vite e dei tralci permette a Gesù di accennare anche alla potatura. Esiste tra i cristiani d'Oriente, russi e greci, l'icona del Vangelo di oggi, una vite che ha un fusto centrale e 12 rami, 6 da una parte e 6 dall'altra. Sulla parte centrale siede Cristo, che fa un tutt'uno con la vite, e sui rami laterali gli apostoli. Tutti e 12 sono tralci, anche Giuda con il suo tradimento, Pietro con il suo rinnegamento, Tommaso con i suoi dubbi. Tutti noi siamo tralci, ma abbiamo bisogno di essere potati per produrre frutto. Il Padre dunque ci pota, perché portiamo più frutto. Gesù non vuole dire che Dio ci mandi le sofferenze, vuole dire che ci spinge a tagliare via i nostri egoismi. Con la potatura annuale delle viti vengono eliminati quei tralci che hanno già dato frutto e non produrrebbero più nulla, limitandosi solo a succhiare linfa in modo parassitario. Siccome il legno della vite serve solo a far passare la linfa, Gesù aggiunge che il ramo tagliato non serve a nulla, ma viene gettato nel fuoco. La potatura è dunque l'eliminazione dell'egoismo, a volte dolorosa ma necessaria, come sanno i genitori che devono spesso intervenire a correggere i figli e vengono non di rado accusati di essere cattivi. In realtà i genitori lo fanno proprio perché sono buoni. Solo i figli che sono stati corretti da grandi potranno produrre frutto. Il frutto di cui parla il Vangelo sono le opere dell'amore. Non scoraggiamoci se a volte ci sentiamo tralci secchi, delusi dai nostri fallimenti, tentati di ripiegarci su noi stessi. Non dobbiamo abbatterci, perché come dice San Giovanni, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Dio è più grande del nostro cuore. Lui riesce a far circolare linfa anche nei nostri tralci secchi, ci aiuta a produrre frutto nonostante le nostre debolezze.